Presidente, si inaugura questo museo, un momento importante per il territorio, per Fossano, per l'ATL. Sicuramente un momento molto importante, parliamo di cultura, inauguriamo un museo qui all'interno del Castello degli Acaia, uno dei simboli della cultura del Cuneese, quindi un momento molto turisticamente importante perché andiamo a valorizzare uno di quei settori che forse negli anni abbiamo un po' trascurato, che sicuramente è il settore culturale ma è un settore di traino a livello di traino turistico, soprattutto a livello nazionale, deve diventarlo sempre di più anche all'interno della provincia di Cuneo. Oggi inauguriamo un tassello in più, che è una parte di quello che noi abbiamo chiamato museo verticale, e quindi sotto c'è l'accoglienza, c'è l'ufficio turistico, nel retro al piano superiore ci saranno delle mostre permanenti sugli Acaia e sui Savoia in collaborazione con Palazzo Madama di Torino e con la Fondazione Artea, per poi salire su fino all'ultimo piano, che è quello che scopriremo oggi, e trovare il faro, che è Fossano Augmented Reality Observatory, che vuol dire diamo uno sguardo a tutto il nostro territorio. All'inizio c'è un guscio interno in cui c'è un filmato di una proiezione immersiva con tutta la storia del nostro territorio fin dall'antichità sino a oggi, per poi aprirci all'esterno con dei monitor di realtà aumentata e scoprire attraverso le finestre quello che possiamo vedere del resto della città, ma anche e soprattutto il territorio che ci circonda, a partire dalle Langhe, Roero, al Marchesato di Saluzzo, a Cuneo e le Montagne, un territorio veramente vasto e bellissimo, ed è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Unione del Fossanese per promuovere tutto il nostro territorio. Era una sfida quella di riuscire a dare a questo castello una finalità culturale e turistica, una sfida che ha visto in gioco diverse prospettive, diverse idee. Siamo riusciti a raggiungere nei tempi corretti una soluzione che a nostro avviso darà a Fossano l'occasione di valorizzare il giacimento di libri, il lascito Vallauri, che è davvero una ricchezza della città, e allo stesso modo il magnifico castello con la vista sui territori e sulla città. Noi ci metteremo veramente in quattro per poter cercare di portare più turisti possibili a Fossano e a visitare questa che riteniamo sia una cosa molto importante. Abbiamo perciò studiato un biglietto promo che consegneremo in tutte le nostre attività ricettive a partire dai prossimi 10 o 15 giorni in collaborazione con la TL, per cercare così di far crescere di più l'immagine di Fossano per tutti i turisti, non solo italiani ma anche stranieri, e far vivere anche questo centro storico di Fossano, oltre al castello, dove c'è un centro commerciale naturale, che è una cosa molto importante perché siamo abituati ormai alla grande distribuzione e stiamo perdendo l'importanza dei centri storici.